Ma ciao a tutti in un nuovo video, pieno di sorprese sorpresissime. Oggi parleremo di animali degli abissi. Infatti non penserete che il nostro pianeta si limiti a ciò che vediamo in superficie, sarebbe troppo noioso così. I pericoli e i misteri arrivano anche dai fondali, dove possiamo trovare mostri dalle forme stranissime, e da cui è meglio scappare. Si sa mai, se siete curiosi di sapere anche oggi di cosa parlo, ricordatevi assolutamente che prima di partire per un altro video dovete risparmiare, andando quindi a seguirmi sulla pagina Telegram ufficiale. Link in descrizione per il mondo del risparmio e se siete seduti o sdraiati o che ne so, seduraiati, cominciamo. Neoclinus blancardi. Vi dico subito che alcuni nomi sono proprio degli scioglilingua, tipo questo. Infatti prima mi sono quasi morso. Non ripeterò il nome una seconda volta, quindi meglio se vi rivedete l'inizio per capire e ascoltate attentamente. Sono stati ritrovati per la prima volta nel 1858. Sono pesci diffusi nel Pacifico orientale. Dalla Baia di San Francisco, California, sino a Baia California, in Messico. Ha un aspetto a dir poco inquietante, o no? Con occhi sporgenti e un'apertura di bocca incredibile, che utilizza per spaventare le prede e i nemici che cercano di fregare il suo territorio. È molto ma molto territoriale e feroce. Non esiterebbe un solo secondo a staccarvi una mano volendo. Raggiunge una lunghezza massima di 30 cm. Una cosa molto bella, possiamo dire, è il fatto che sia anche un marito e un padre protettivo, al massimo. Quando la femmina deve deporre le uova, la difende a tutti i costi. Fossero tutti così i maschi. Ah, aspetta, ci sono dentro anch'io. Polpo gigante del Pacifico. Molti di voi penseranno ancora oggi sia solo una leggenda questa cosa del polpo gigante, ma a quanto pare nel 2006 le cose sono cambiate. E questo bestione è venuto fuori dagli abissi in tutta la sua bellezza. Vive lungo le coste del Nord Pacifico, è ritenuta la specie più grande di polpo. Ne è stato infatti rinvenuto un esemplare di quasi 200 kg. Anzi, rinvenuto è una parola grossa, è stato osservato da una telecamera. Le altre varianti sono più piccole, con un peso massimo di 70 kg. Ancora oggi, dopo tutte queste scoperte, si pensa quel video dell'animale immenso in fondo al mare sia stato tutto un fake, ma ehi, non conosciamo appieno i nostri oceani. E potrebbero esserci delle cose innominabili là sotto. Il drago di mare. Questo pesce lo avrete sicuramente visto in tantissimi film, ne sono sicuro. È veramente incredibile. Può misurare fino a 25 cm di lunghezza e non è da confondere con il drago di mare che abbiamo più in superficie verso di noi. Quello è in via di estinzione, sfortunatamente. Questo può addirittura produrre una luce propria. La cosa più interessante è che i suoi denti siano composti dallo stesso materiale dei denti umani, ma trasparenti, per adattarsi allo stile di caccia. Si mimetizza e poi attacca, e quindi fa in modo che anche i suoi denti non si notino minimamente. È pericoloso per i pesci in mare, ma non dovrebbe esserlo per gli esseri umani. Ho detto non dovrebbe. L'anguilla pellicano. Non soltanto i pellicani in superficie, ma pure quelli in fondo al mare. È un pesce abissale dalle forme indefinite. Ecco, non so come spiegarlo. Boh, che cavolo è? L'unica cosa che credo si capisca è la cosa per cui è più noto, cioè l'apertura mascellare di quasi 60 cm. È diffusa in tutte le acque tropicali e temperate del globo e non è né un buon nuotatore né un buon cacciatore. Insomma, non è bravo a niente e l'unico modo che ha per nutrirsi è aspettare in agguato con la bocca aperta. Che bella vita, vorrei farlo anch'io. Tutto il suo organismo si è adattato per ingoiare le prede più grandi intere e ingerirle senza problemi. Un'altra cosa interessante è che si riproduce solo una volta nella vita. Squalo goblin. Che nome imponente per una creatura spaventosa. Possiede un lungo muso più di qualunque altro squalo esistente. E un'altra delle sue caratteristiche è il colore rossastro della pelle, forse più vicino al rosa. Vive negli abissi oceanici, oltre i 200 metri di profondità, in acque dove non giunge mai la luce del sole. È un po' come me nella mia stanza chiusa senza un minimo di luce. La maggior parte degli esemplari scoperti proviene dalle acque giapponesi e a quanto pare è un predatore per eccellenza, dall'aspetto a dir poco inquietante. Come avrete visto. Pensate che l'unico modo per l'essere umano di vederlo è aspettare che si incagli in qualche rete di qualche pescatore ignaro. Così sono stati presi i primi esemplari e nonostante se ne vedano pochi non sono affatto in pericolo di estinzione. Anzi, se mai doveste fare un po' di nuoto subacqueo in Giappone, state attenti, si sa mai. Questo coso si mangia tutto ciò che trova sui fondali abissali, essendo il più forte in assoluto.
questo concludiamo. Che dire, non penso ci capiterà mai di vedere certe creature, ma se dovesse succedere almeno adesso le conoscete. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.